oltre 16 km di binari ferroviari, 23.934 biciclette, 126.000 panchine, 203.000 letti matrimoniali, 2.200.000 felpe. Sono solo alcuni esempi dei prodotti realizzabili con l'acciaio, l'alluminio, il legno, la plastica e gli altri materiali recuperati e riciclati l'anno scorso nei 50 comuni trevigiani serviti da Contarina, società specializzata nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. L'azienda ha presentato il suo bilancio di sostenibilità relativo ai dati 2016. Tra i fiori all'occhiello il progetto di un contatore ambientale curato dal CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, per calcolare il minor impatto della raccolta differenziata nei singoli territori. Nell'intero comprensorio sono stati risparmiati più di 1 milione di metri cubi di acqua, più di 81.000 tonnellate di CO2 immesse in atmosfera e più di 262.000 megawatt di energia, come ricorda Elisabetta Bottazzoli, responsabile ambiente e sostenibilità del CONAI. Con i risultati della raccolta della plastica abbiamo misurato l'impatto ambientale in termini di materie prime vergini evitate, materie prime seconde ricavate, quindi CO2 evitata, risorse idriche evitate e poi anche i materiali che sono stati riprodotti, quindi le felpe con il PET e con gli altri polimeri, le plastiche miste, abbiamo contato per esempio le panchine, perché sono fondamentali per esempio per anche l'arredo urbano, con uno sbocco sul mercato appunto di materiali che sono i risultati della raccolta differenziata. Parlare di sostenibilità è parlare del nostro DNA, ha ribadito Franco Zanata, presidente di Contarina. Al di là della percentuale da primato dell'85% di differenziata e dei 386 kg di rifiuti prodotti pro capite all'anno, 111 in meno della media nazionale, il gruppo sta potenziando i mezzi ecologici a metano o elettrici della sua flotta aziendale e punta a ricavare biometano dagli stessi scarti umidi raccolti, ma Zanata sottolinea anche le ricadute sul piano sociale e dell'occupazione. L'attività che noi portiamo avanti vede il coinvolgimento di cooperative sociali, e questo un indirizzo che abbiamo assunto anche sulla spinta su dei sindaci che molte volte devono ricorrere proprio alle cooperative sociali per affrontare alcune situazioni di difficoltà di persone di inserimento nel mondo del lavoro. E quindi noi ci siamo fatti carico di trasferire una parte del lavoro proprio a queste cooperative, proprio per venire incontro a questa esigenza. Mi sembra questa una sensibilità importante del territorio che noi ci siamo sentiti in dovere di accogliere.